Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parliamo di Twitch Leaks, un po' in ritardo rispetto a tutta internet probabilmente, dato che questa notizia è uscita circa 5-6, quasi una settimana fa, ma diciamo che ho un piccolo problema con New World, ci sto giocando forse un pochino troppo e quindi volevo parlarne in realtà quando è uscita questa notizia, è passato un po' di tempo, ma oggi ho del tempo in più e vorrei dire due parole. Probabilmente molti sapranno già di cosa sto parlando in realtà, quindi Twitch ha avuto un grosso leak e degli hacker, cracker, chiamateli come volete, sono riusciti a estrarre tutto l'intero codice di Twitch che adesso gira per la rete e se quindi qualcuno volesse fare una piattaforma identica a Twitch la potrebbe fare. Ma non è questo tanto il punto, anche se in teoria sarebbe giusto attenzionare a questa cosa, perché a livello di sicurezza hanno fatto vedere delle falle veramente molto grosse e c'era anche un po' da ridere sulla loro politica di scrivere il codice, dato che si è visto che per esempio tutta la parte delle parole bannate da Twitch era scritto con un codice molto molto semplice di if ed else e qualcosa del genere, quindi scritto anche maluccio. Ma più di tutto sono stati leakati, è la cosa che ha fatto parlare tutta la rete da una settimana a questa parte, i guadagni. Infatti i primi 10.000 streamer del mondo sono stati praticamente esposti, non solo a livello di si è visto quanto guadagnavano, perché c'erano ogni singola transazione esposta dal 2019 circa a pochi mesi fa, di questi primi 10.000 streamer appunto, nonché è stata esposta anche la loro chiave privata, diciamo così, della loro stream key. Infatti tutti hanno dovuto cambiare chiave perché sennò chiunque sarebbe potuto entrare nel loro account e usarla per streamare nel loro canale. Quindi falle di sicurezza di un certo livello, ma più che altro la discussione è caduta facilmente, in maniera insomma un po' becera, sui guadagni. In tutto il mondo se ne è parlato, ma in particolare in Italia vorrei dire, perché in Italia parlare di soldi è un grosso tabù. Non saprei qual è il motivo storico ancestrale per il quale è così, però quando si parla di quanto si guadagna o in generale si parla di soldi c'è sempre una certa ritrosia tra gli italiani, mediamente dico, ovviamente c'è chi se ne frega, ma tendenzialmente viene visto come qualcosa di molto privato, il che è anche giusto, se vogliamo, certo, però appunto c'è un tabù comunque. E questo cosa crea? Crea spesso indignazione e invidia sociale quando ci sono grandi guadagni associati a lavori, o presunti lavori, secondo alcuni, che non dovrebbero avere quella retribuzione. In particolare, vedendo i payout, diciamo così, dei maggiori streamer più grossi, e tra questi ci sono anche degli italiani, perché ci sono dei grossi canali italiani su Twitch che hanno fatturato, evidentemente si è visto, anche più di 100.000, 200.000 dollari, 300.000 dollari, mi pare anche fino a 500.000 dollari, in alcuni casi veramente molto alti, e questo ha creato ovviamente da parte di un certo tipo di persone indignazione, perché oh mio Dio, com'è possibile che questi stanno davanti a un computer, una telecamera, dicono cazzate e guadagnano mezzo milione di dollari in un paio di anni. Quindi vi do la mia opinione, anche se è veramente una cosa molto veloce, perché onestamente dal mio punto di vista non c'è moltissimo da dire. Chi fa un ragionamento di questo tipo semplicemente è un ignorante, cioè non capisce, ignora il fatto che viviamo costantemente ormai nel mondo moderno in un mercato globale. C'è una domanda, c'è un'offerta e questo vale per qualsiasi cosa, anche e soprattutto per l'intrattenimento, perché alla fine Twitch è intrattenimento, è la stessa cosa della televisione o della radio. Se c'è un pubblico, se ci sono delle pubblicità che pagano per essere viste in questa piattaforma, in questo caso di streaming, esiste un mercato. Chi riesce ad attirare più attenzione degli altri, evidentemente avrà un guadagno maggiore. E nel caso dei primi 10.000 streamer, ma in particolare i primi, non so, 25-30 streamer, che per lo più sono tutti americani in realtà,
hanno veramente un bacino di utenza mostruoso. Ora, non so, sto leggendo i primissimi, tra l'altro il primo manco lo conoscevo, Critical Role, che secondo qua dice payout 9,6 milioni, ma XQC o W o Summit 1G o, che ne so, scendendo un po', Lyric o scendendo ancora un altro po', Shroud o Co Carnage, sono tutti streamer che io conosco, io seguo da un sacco di tempo, io seguo streaming su Twitch praticamente come utente che segue gli streaming da quando esiste Twitch, quindi da quasi 10 anni praticamente, quando ancora si chiamava Justin TV. E tutti questi grossi nomi io li conosco e sono ovviamente un'elite, hanno un bacino d'utenza mostruoso, riescono a portare anche 10.000, 20.000, 50.000, anche più di 100.000 in qualche caso particolare utenti live concurrent, è un numero stratosferico per una singola persona. E quindi stupirsi che pochi in un mercato globale come quello di Twitch, che appunto è globale, riescano a fare tanti soldi perché portano così tanta attenzione, quindi pubblicità, donazioni e quant'altro, è veramente strano stupirsi, perché è una cosa abbastanza ovvia. Qui stiamo parlando dei primi 10.000, ma in particolare magari nei primi 100-200, è lì che sono le cifre molto grosse, di una percentuale piccolissima rispetto a tutti quelli che provano o fanno streaming su Twitch. Stiamo parlando probabilmente molto meno dell'1%. È esattamente lo stesso discorso del calcio. Quanti dicono, oh, sti calciatori guadagnano troppo, ma di cosa stiamo parlando? Di quel numero piccolissimo di calciatori di altissima fascia che hanno l'attenzione per capacità, talento o comunque, di solito nel calcio è così, Messi, Ronaldo non è che guadagnano quelle cifre per sbaglio, ecco, c'è un motivo, perché chiaramente sono molto forti, molto ambiti, e il calcio è uno degli sport, anzi lo sport più visto e seguito del mondo. Ovviamente sul calcio girano tantissime pubblicità e tantissimi soldi, per questo i calciatori mediamente guadagnano di più e per questo quell'1% o meno di 1% guadagna cifre stratosferiche. Trasportiamo tutto su Twitch, Twitch girano le pubblicità, gira l'attenzione delle persone e ovviamente il pubblico, che è affezionato spesso in maniera magari anche a volte non tanto sana ad alcuni streamer, e comunque gli fa le donazioni, gli fa gli abbonamenti e loro guadagnano un sacco di soldi. Quindi più è grande la portata, quindi l'utenza, più guadagnano soldi. È una cosa veramente ovvia e normale e non c'è nulla da scandalizzarsi, perché appunto sono la super elite, sono lo 0,1% rispetto alla massa globale di un intero pianeta, siamo oltre 8 miliardi di persone. Quindi veramente di cosa ci dovremmo mai stupire? Semmai il discorso potrebbe girare su il comportamento di alcuni streamer e il rapporto che spesso è appunto malsano tra streamer e utenza, o il fatto che spesso viene chiesto costantemente anche da streamer molto grandi di donare, di abbonarsi, quando diciamo che non ne avrebbero bisogno di fare ulteriori richieste, diciamo che alcuni guadagnano così tanti soldi che veramente potrebbero anche stoppare le donazioni. Ma questo è un loro problema, un fatto loro, e nessuno dovrebbe assolutamente dire nulla su questo, perché comunque quel tipo di lavoro, cioè quelli che lo fanno per lavoro, che stanno a streamare 8-10 ore al giorno, ogni giorno, è un lavoro comunque abbastanza logorante. A voi sembrerà facile, diciamo così, stare davanti a uno schermo a parlare per 8 ore e giocare o fare altro, ma in realtà è una cosa molto logorante, molto stressante psicologicamente e anche fisicamente. Quindi se pensate che il 99,9% persone lo fa senza guadagnare quasi un cazzo e questi guadagnano cifre stellari, ma il motivo è semplice: il mercato se lo prendono quasi tutto loro, per modo di dire, nel senso che hanno, muovono un'utenza così grande, hanno un bacino di utenza così enorme, che è giusto che quelle cifre arrivino a loro. È la normalità delle cose, quindi assolutamente non c'è nulla da scandalizzarsi. Se aggiungiamo poi il fatto che queste cifre già si sapevano, cioè bastava fare 2 più 2, tutti sanno che metà degli abbonamenti vanno a Twitch e metà circa, a seconda degli accordi, vanno allo streamer. Quindi bastava semplicemente fare una moltiplicazione del numero di abbonati diviso, cioè moltiplicato per $2,50,
e già scoprivate più o meno quanto prendevano. Ovviamente da questo calcolo di questi earning sono esclusi in realtà le donazioni a parte o le collaborazioni con i brand, con gli sponsor, lì non lo sappiamo, ma state sereni che i primi 10, 20, 50, quando fanno una collaborazione tipicamente nel gaming, perché la maggior parte sono ambito gaming, quindi quando sponsorizzano e fanno un stream, diciamo, advertise pagato, e loro lo dicono ovviamente perché lo devono dire, tranquilli, non prendono meno di 10, 20, 30 mila dollari a stream o cose del genere. Sto parlando sempre dei primi 50. Ma è assolutamente normale, spostano così tanta utenza che il loro bacino di utenza, la loro influencing potenziale, vale quei soldi, o comunque le aziende valutano questo nel mercato come diciamo, giusto. Ed è così che funziona il mondo del capitalismo occidentale. Quindi ovunque c'è un mercato, c'è una domanda, c'è un'offerta, e chi riesce a soddisfare questa domanda e ha anche un bacino di utenza così grande, giustamente guadagnerà un sacco di soldi. Quindi rosicate meno se stavate rosicando e accettate la realtà così com'è. Detto questo, ho voluto darvi i miei due chance, i miei due centesimi, la mia opinione, se volevate saperla. Se non volevate saperla, probabilmente avete già chiuso il video all'inizio. E noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video qua sul gaming a 360 gradi. Se volete iscrivetevi, se non siete già iscritti, e noi comunque ci becchiamo alla prossima. Una buona giornata a tutti e statemi bene. Ciao ciao!